Cari amici, oggi riprendiamo il nostro girovagante. Siamo stati fermi una settimana, vi ricordate bene, per il furto, per motivi personali, non avevo potuto avviare il nostro discorso con la dottoressa Silvia Perrosino, abbiamo deciso di sospendere una settimana. Oggi siamo qui, siamo in questo cielo che minaccia il temporale, ma noi cercheremo di avvicinarci. Siamo a Guarene, questo paese di 3500 anni, una perla storica dell'UNESCO, del nostro territorio di Langhe Roero, e sicuramente del curato molto bene dal sindaco Artusio, dall'amico Battaglino, nelle opere, nell'arte, nel turismo, tante sono la magnificenza del castello, del grande René, del Charme, eccetera, posto sulla sommità, tante ci sono le opere di isola che noi abbiamo già fatto, ma come vedete inquadriamo già un'opera. Bene, diciamo che c'è un cartello che ci dà il benvenuto, lo leggo volentieri. Siamo nel parco d'arte e fondazione della Fondazione Sandretto Rebaudengo, sulle colline di San Licerio a Guarene. Il parco spazia per dirlo che su un panorama di straordinaria bellezza, appartenente ai paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato, patrimonio mondiale dell'UNESCO. A Guarene la fondazione ha le proprie radici, nel centro c'è proprio una fondazione Sandretto Rebaudengo che faremo, grandi percorsi d'arte davvero, una voce nell'arte piemontese non solo, è un parco bellissimo, qui la sede invece nelle sale del Palazzo Settecentesco Rebaudengo. Nel 97 abbiamo hanno aperto la prima sede espositiva. Qui il parco è un luogo dove si coltiva l'arte all'aria aperta, accanto ai filari di una vigna di Nebbiolo, fra i salici, le querci, i cipessi, la vegetazione di un bosco selvatico. Il parco può essere visitato solo a piedi ovviamente tutti i giorni con orari dalle 8 alle 22. Noi ci arriviamo nel parco perché minaccia il temporale, vogliamo cercare di riuscire a fare questo girovagando. Ecco una prima opera molto bella esposta che andiamo a leggere mentre inquadriamo questo percorso che faremo. Questa scultura bioformica dalla tonalità minerale è uno degli esemplari unici di Trash Stone, il ciclo di lavori più conosciuto ed iconico di Huemelmunt, come indica il titolo, la pietra è fatta di rifiuti lavorati e modellata con gli scarti che l'artista raccoglie nel suo studio. Ecco, cerchiamo di avviarci, ci sono questi percorsi bellissimi su questi sentierini, in questo ferro così ambarato dal tempo. Continuiamo a salire in questa bellissima camminata. Il tempo davvero minaccia pioggia, stanno scendendo le prime gocce, ma noi continuiamo, continuiamo. Abbiamo già fatto tutte le foto che poi metteremo nel nostro andando. Il girovagando andrà in onda come ormai consuetudine lunedì, e poi con la Silvia Perosino ci sarà il narrando entro il mercoledì. Ci arriviamo, proviamo, proviamo anche sotto la pioggia a fare questo percorso. Vedete le opere che cerchiamo di inquadrarle. Non sono tantissimo al momento, ma un panorama che merita anche sotto la pioggia. Ecco, vi faccio questo passaggio su queste opere bellissime. Guardate queste opere proprio viste, e andiamo a leggere anche qui, mentre continuiamo a inquadrarle, andiamo a leggere il pensiero. Flirt Artvisa è un'installazione site specific, concepita appositamente per il parco, composta da due sculture e tre antenne paraboliche rivolte verso il cielo, una serie di recinzioni fuse in acciaio. Questi due lavori l'artista traduce i processi digitali in oggetti scultorei. Molto molto belle, ecco che si sono anche illuminate, date il buio, è una cosa meravigliosa. Viviamo in diretta. Questo è proprio lo spirito del girovagando, lo spirito dell'andare nei nostri territori a vedere le bellezze. Guardate la bellezza di queste antenne illuminate verso il cielo. Cerco di farvi un percorso più completo possibile. Continuiamo a salire. Una cosa meravigliosa, stanno scendendo le prime gocce d'acqua, ma in questa calura estiva fa anche piacere davvero avere un momento di refrigerio grazie alla pioggia, sperando che non porti davvero temporali insistenti che non ci permetterebbero ormai di finire il nostro piccolo percorso. Bellissimo, ripeto, questi sentieri, questi viottoli panoramici in questo ferro, in questa essenza di design
armonizzato benissimo con l'ambiente e sta iniziando a piovere più insistentemente, speriamo di farcela. Ecco, riprendiamo questo, andiamo a leggere sotto la pioggia, ma non importa. Vehicle è una scultura, un veicolo immaginario che funziona con la fantasia, risvegliando la nostra capacità di generare storie e visioni. Benché immobile, possiamo figurarci di metterlo in moto per osservarlo col pensiero mentre procede lentamente per terra e per mare. Il veicolo è un anfibio, la grande ruota è anche una vela pronta a navigare col vento catturata tra le camicie stese. Molto bello anche questo. Piove, ma noi continuiamo le nostre riprese, le camicie bagnate in questa ruota nel tempo, per il tempo, in terra e mare. Vedete il roero, vedete la langa, vedete il nostro territorio. Continuiamo, facciamo forse uno dei primi girovagando, ci facciamo davvero in questo mondo di pioggia. Vedete queste panchine colorate, bellissime. Leggiamo anche qui, nella forma rigida della panchina, la forma naturale del legno può parlare, racconta Mark Hanford. I suoi riferimenti diretti al minimalismo, al progetto, vista basato sulla serialità e sulla modularità, sono posti a confronto con la bellezza rivolta del mondo naturale. Stiamo finendo perché piove, come vedete piove, saremo costretti adesso a scendere. Qui, in questo posto, nell'autunno 2021 sarà installata una struttura costruita da Margaret per il parco d'arte San Roberto. Bene, mi avvio alla discesa, vi faccio godere di questo paesaggio bellissimo sotto la pioggia. Facciamo questo percorso a ritroso. In questo momento sta veramente piovendo forte. L'ultimo sguardo sulle opere illuminate mentre ci avviamo a rientro dalla macchina. Grazie, grazie, grazie. Alla prossima settimana con il nostro giro magari. Grazie da Guare, grazie, territorio buonissimo.